Va bene, buonasera. Come ha detto Luciane, sono Giuliana Garzone, sono il coordinatore del corso di laurea e vi darò qualche informazione sul corso di laurea stesso e anche vi parlerò brevemente del curriculum di interpretariato di conferenza perché è il corso di laurea di cui mi occupo direttamente. La nostra laurea magistrale fornisce un percorso di formazione specialistica che innanzitutto offre una notevole formazione linguistica, ma soprattutto prepara a due professioni, professione del traduttore specialistico e quella dell'interprete di conferenza. L'Università Ulm è membro dell'European Master in Translation, che è un consorzio di università europee di eccellenza nella formazione di traduttori e interpreti. Quali sono i pregi dell'Università Ulm che potrebbero far scegliere a uno studente di iscriversi? Innanzitutto è un'università dinamica, giovane, ed è una relativamente piccola di dimensioni. Il nostro corso di laurea, la nostra facoltà in particolare, è una facoltà piuttosto piccola e quindi al suo interno i rapporti tra docenti e studenti sono rapporti diretti. Offriamo una logistica molto gradevole e comoda per gli studenti. Abbiamo dei laboratori informatici tra i più moderni disponibili. Offriamo la possibilità di contattare, di lavorare a stretto contatto con i professionisti del settore e poi chiaramente siamo comunque un'università che fa un lavoro di ricerca che supporta poi la didattica che eroghiamo. Le professioni a cui noi appunto prepariamo, come dicevo prima, sono due professioni distinte, cioè l'interprete di conferenza, il traduttore specializzato. Quali sono i requisiti per l'accesso? I requisiti per l'accesso sono semplicemente l'appartenenza della propria laurea triennale alla classe 3, alla classe 5, alla classe 11, oppure i corsi di laurea in mediazione linguistica e culturale e anche le scuole per mediatori linguistici. In particolare, coloro che sono stati formati presso le scuole di mediazione linguistica del circuito Carlo Bo hanno un accesso diretto alla nostra laurea magistrale. Noi, come dicevo prima, abbiamo due curricula formativi, quello in traduzione specialistica e quello in interpretariato di conferenza. Parlerò prima del curriculum interpretariato. Formiamo degli interpreti che possono lavorare nelle organizzazioni internazionali e inoltre possono lavorare per le organizzazioni a livello nazionale, per esempio per la Camera dei Deputati, per il Ministero degli Esteri e per l'ICE, eccetera, oppure anche molti dei nostri laureati esercitano libera professione, sono interpreti freelance e lavorano nell'ambito poi dei contatti internazionali, in ambito scientifico, in ambito economico, in ambito finanziario, eccetera. Il nostro esame di ammissione per gli interpreti consiste in una prova dove vengono svolti diversi compiti di traduzione orale dall'italiano e dalla lingua a vista, di un testo a vista, quindi traduzione di un testo che viene tradotto oralmente. Due testi, un testo dall'italiano alla lingua, dalla lingua in italiano. Viene richiesto di riassumere dei testi sia nelle lingue straniere che in italiano e si svolge una breve discussione su un tema di attualità. Quindi è una prova composita dove si testa l'abilità dello studente a gestire le sue tre lingue in cui vuole formarsi in modo estemporaneo. La nostra didattica è veramente
molto efficace, perché è svolta in piccoli gruppi, perché è basata su delle simulazioni, delle situazioni professionali, tanto che organizziamo delle mock conferences, delle finte conferenze periodicamente, perché gli studenti si abituino al lavoro dell'interprete e alla modalità con cui si lavora nel mondo dell'interpretazione. Viene offerta regolarmente l'opportunità ai nostri studenti di esercitarsi in cabina muta, cioè traducendo in conferenze dove però il loro output non viene in realtà ascoltato da nessuno, si svolgono degli stage in cabina e soprattutto gli studenti vengono avviati a diverse modalità di interpretazione, alla simultanea, alla consecutiva, al chuchotage e anche con supporti tecnologici lavorando da remoto. Per quello che riguarda il programma degli studi, io vi rimando al sito dei nostri corsi di laurea dove potrete vedere tutte le varie specifiche. Certamente noi abbiamo moltissime ore di lavoro sulle lingue per le diverse attività di interpretazione simultanea e consecutiva. Vi sono poi anche delle attività formative generali come diritto, storia e soprattutto i laboratori di informatica, perché oggi anche gli interpreti utilizzano in modo intensivo gli strumenti informatici per potersi preparare e per poter seguire quello che sono le esigenze del proprio lavoro. Quindi i nostri corsi prevedono degli stage, nel caso degli interpreti, degli stage in cabina o comunque stage di lavoro nell'interpretazione e caratteristico di questo corso di laurea è il fatto di avere alla fine, prima della tesi di laurea, una prova finale nella quale si testano le capacità raggiunte dall'interprete, quindi prove di consecutiva, di simultanea e poi soltanto dopo aver superato questa prova a catenaccio si procede alla tesi di laurea. Chiaramente gli argomenti trattati sono sempre molto ampi, si va dalle scienze alla finanza, al marketing, alle tecnologie, alle problematiche giuridiche internazionali, quindi abbiamo un'ampia gamma e gli studenti vengono invitati a prepararsi su tutte queste diverse materie dal punto di vista chiaramente linguistico. Volevo molto brevemente illustrarvi dove e come avvengono le nostre esercitazioni di simultanea. Come vedete noi abbiamo dei laboratori che sono, come potete vedere, realisticamente riproducono l'ambiente di conferenza e consentono a tutti gli studenti di esercitarsi. Diversamente da altre istituzioni che formano interpreti, noi siamo in grado per ogni lezione di dare allo studente una postazione o in cabina o fuori dalla cabina dove lo studente in effetti lavora, cioè traduce, fa il lavoro dell'interprete in modo continuo. Vedete, queste sono delle foto di altre aule che abbiamo a disposizione e come dicevo prima c'è sempre la possibilità di fare degli stage. I nostri docenti sono dei docenti professionisti che lavorano regolarmente nel mondo dell'interpretariato e molto spesso scelgono alcuni degli studenti che a rotazione lavorano con loro in cabina, quindi c'è già un inserimento nel mondo dell'interpretariato. Qualcosa della professione dell'interprete è chiaro, tutti sappiamo, questo è sono alcuni diciamo esempi di situazioni, come vedete l'interpretariato alle Nazioni Unite è la foto della Kidman, ma poi sulla destra vedete gli interpreti come lavorano al Parlamento Europeo, abbiamo chi lavora come interprete in televisione come Olga Fernando che vedete lì con Patrick Dempsey. E poi abbiamo delle situazioni regolari di conferenza che ancora sono illustrate nell'ultima foto. E c'è chi lavora anche per i potenti, come vedete questa è una foto di un momento cruciale dove l'interprete che si chiama Ullman e che è una, si è laureata in Ulm diversi anni fa,
stava traducendo per Donald Trump, e Trump chiamò il presidente Mattarella presidente Mozzarella, e quindi quella foto dello stupore dell'interprete ha fatto i giri del mondo. Quindi sulle opportunità di lavoro dopo la laurea direi che posso non dilungarmi, e passerò invece a dire qualcosa brevemente del curriculum di traduzione specialistica, perché poi della professione del traduttore vi parlerà la professoressa Liverani, che coordina quel curriculum. Chiaramente noi formiamo una formazione nel campo della traduzione ad alto livello. Nella didattica affrontiamo aspetti teorici e pratici e indirizziamo gli studenti a formarsi come traduttori nei più disparati campi, anche quello editoriale, pubblicitario, multimediale, e peraltro per il curriculum traduzione specialistica abbiamo anche attivato un percorso di doppio diploma di laurea con l'Université d'Alsace di Mulhouse in Francia. L'esame di ammissione per traduzione specialistica è un esame di traduzione scritta da e verso le due lingue straniere, su dei testi di tipo editoriale, quindi o narrativa molto semplice oppure dei temi di attualità. E in questo modo si testa non solo la conoscenza linguistica, ma anche l'attitudine dello studente al lavoro della traduzione. Per quel che riguarda gli studenti del triennio che sono laureati al triennio IULM, oppure in una delle scuole per mediatori linguistici del circuito Carlo Bo, vi è una sorta di passaggio diretto che avviene attraverso un colloquio, che è comunque un colloquio selettivo, e non attraverso una prova così articolata. Di nuovo vi invito a guardare le attività formative sul sito del corso di laurea. Vi sono degli stage anche per traduzione specialistica, e qui vedete un elenco degli editori e delle diverse sono anche testate giornalistiche dove i nostri studenti svolgono degli stage, dove sono avviati dai nostri docenti, che sono tutti comunque traduttori professionisti. Diamo la possibilità, per tutti e due curricula vi sono aperti degli stage, degli scambi Erasmus, per i quali di solito gli studenti vanno a fare il lavoro di raccolta materiale per la tesi all'estero, anche in contatto con docenti stranieri. Le sedi sono l'Università di Granada, Malaga, l'Università di Birmingham e l'Università di Leeds. A questo punto, ecco, vi dirò soltanto che per gli esami d'ammissione sono già stato stabilito un calendario che vedete qui brevemente: alle 11.30 per gli interpreti, 14.30 la convocazione per i traduttori, ma vi consiglio di controllare le date sul sito. A questo punto io passo la parola alla professoressa Elena Liverani, che coordina il curriculum in traduzione specialistica. Prego, Elena. Grazie Giuliana, grazie a tutti i partecipanti che vedo numerosi. Cercherò di fare qualche breve considerazione a margine degli aspetti più informativi, normativi che vi ha così esaustivamente illustrato la professoressa Garzone. Vorrei semplicemente dare qualche spunto di riflessione, volutamente un po' scanzonato, lo vedrete anche dalle immagini di queste slide, che entri nel merito dell'identità di chi svolge o si vuole accingere a svolgere questa professione. Partiamo da una considerazione preliminare: chi è un traduttore? Se dovessimo sintetizzare le definizioni che sono state offerte, potremmo dire che un traduttore è un esperto di comunicazione biculturale, interculturale, o, per dirla con Umberto Eco, un negoziatore che si sforza di dire quasi la stessa cosa.
L'immagine del traduttore dotato di un talento innato è ormai molto lontana nel tempo ed era fondamentalmente legata ai traduttori letterari. Ora, quando parliamo di traduzione, non facciamo esclusivamente riferimento ai generi editoriali, ma tutti quei testi altamente specialistici che coinvolgono nel dialogo tra le due lingue, microlingue settoriali e scientifiche, e tipologie testuali molto diverse tra loro, e ivi inclusi anche i testi, la traduzione audiovisuale di cui ci parlerà dopo la professoressa Logaldo. Quindi, in sintesi, traduttori non si nasce, ma traduttori si diventa, acquisendo una competenza traduttiva che a sua volta è declinabile in una serie di sottocompetenze specifiche e procedurali. Al polo opposto di questa visione del traduttore come appunto persona dotata di un talento innato, questo falso mito, io parlerei più di predisposizione e attitudine. C'è questa immagine molto superficiale di chi pensa che per tradurre non sia necessaria una preparazione. Quante volte ci è capitato di sentirci dire che tradurre è facile, tanto ci sono i traduttori automatici, che problema c'è? Le cose non stanno così, naturalmente. Gli ausili informatici sono fondamentali, ma non sostituiscono ancora l'attività dell'uomo, e solo chi si cimenta davvero nel corpo a corpo con un testo sa quanto è difficile produrne uno di senso compiuto, se non fedele, quantomeno leale alle intenzioni del testo di partenza, e che sia accettabile nella comunità d'arrivo. Se passiamo alla slide successiva, possiamo toccare un altro punto, secondo me abbastanza importante. Rispetto a questa professione, quasi sempre i traduttori lavorano come freelance e hanno spesso delle scadenze impossibili. Quindi quello che mi sento di dire è che per svolgere questa professione è richiesta una grande flessibilità, una capacità di organizzarsi notevole e la disponibilità a lavorare sotto pressione. Siccome si è pagati a cartella e non si è pagati a ore, è fondamentale imparare a lavorare bene e con un buon ritmo. E ciò implica, ad esempio, questa è un po' una mia fissazione, lo vedete dal numero di dizionari che affollano la libreria che ho alle spalle, saper consultare bene gli strumenti necessari per svolgere questa professione. Questo è un sapere procedurale che si può acquisire e che va acquisito per non perdere tempo in ricerche inutili. Un buon traduttore non deve sapere tutto, ma deve sapere dove andare a cercare le informazioni che sono necessarie. Altro luogo comune che vediamo sintetizzato in queste due immagini, il traduttore lavora di notte da solo. Paul Auster, nel libro L'invenzione della solitudine, sostiene, cito, che un libro è generato dalla solitudine, è un'immagine di solitudine, il libro è una particella di quella solitudine, ma appena ci si accinge a tradurlo, si entra in contatto e non c'è più solitudine, ma compagnia. Si è soli e non soli contemporaneamente. Questo perché il traduttore sente una voce, la riproduce, legge e scrive contemporaneamente, ma a differenza di queste immagini, forse un po' stereotipate, secondo me è importante considerare che ormai è un lavoro anche cooperativo. Questa è una delle abilità che insegniamo. Si deve fare riferimento sempre a una comunità di traduttori insieme alla quale elaborare collettivamente delle soluzioni. Nella slide successiva ho cercato di sintetizzare molto brevemente quali sono le caratteristiche del traduttore. Per quanto possa sembrare banale, un traduttore deve saper scrivere e deve saper scrivere bene.
E deve essere anche un amante della lettura, non solo, non solo necessariamente di testi letterari, ma di tutti quei testi a cui giornalmente un traduttore è esposto e che guarda e analizza con curiosità e competenza. Perché può sembrare una banalità, ma un buon traduttore, ne rendo conto nell'immagine successiva, ama e conosce la propria lingua. Certamente conosce molto bene anche la lingua di partenza, anzi direi che un buon traduttore è un esperto biculturale, perché non si traduce mai solo la lingua in tutte le sue sfumature, nei suoi registri, nelle sue varietà, ma si traduce una cultura. Quindi la conoscenza della lingua di partenza è data per scontata, ma conosce molto bene anche la sua lingua d'arrivo. Ne conosce gli usi, le idiosincrasie, i fenomeni linguistici che vengono tollerati a fatica, ad esempio la lingua italiana è piuttosto restia ad accettare le ripetizioni, opta per la variazione linguistica, per gli eufemismi, ma anche le convenzioni testuali. Un buon traduttore sa che in italiano nelle ricette di cucina usiamo l'imperativo plurale, non è detto che ciò avvenga nella lingua di partenza, e dobbiamo stare attenti appunto anche a queste convenzioni testuali che, se conosciamo, ci impediscono di produrre degli scarti testuali che danneggerebbero la qualità della nostra traduzione. Infine, un'ultima slide in cui prendo a prestito uno schema elaborato da Clara Giampietro, lavoro in un'agenzia di traduzione di Torino, non la conosco, ma mi sembra una buona sintesi. In questo schema vengono enucleati tutti i passaggi fondamentali che articolano il processo della traduzione, dalla decodifica, cioè dalla comprensione profonda del testo, alla riformulazione nella lingua d'arrivo. Ecco, a tutti questi passaggi così complessi, articolati, noi cerchiamo di allenare e di fornire gli strumenti di competenza, e lo facciamo con grande con la convinzione che davvero sia possibile imparare a tradurre bene in questo percorso di laurea magistrale che offriamo allo IULM. Percorso che dal punto di vista proprio della collocazione geografica è anche un po' un'isola felice, perché gli altri centri d'eccellenza sono sostanzialmente Trieste e Forlì. Però a questo punto io non vorrei sottrarre tempo prezioso alla collega Mara Logaldo. No, forse possiamo cedere la parola a uno degli studenti che si è laureato in questo percorso di traduzione specialistica, Michele Sacchi, che si è laureato con una veramente bellissima tesi di traduzione dallo spagnolo all'italiano e che ha iniziato una carriera che speriamo gli dia tante soddisfazioni. Michele, ci sei? Ecco, sì, lui ci dà la parola, ecco, ci sei. Ecco, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Innanzitutto ringrazio le professoresse per l'invito e oggi, stasera, sono qui appunto per parlarvi direttamente della mia esperienza all'Università IULM. Come diceva la professoressa Liderani, mi sono laureato il marzo scorso con una tesi sulla traduzione di un romanzo in lingua spagnola, che è diciamo un progetto di tesi che era nato dalla possibilità di aver partecipato a uno stage che appunto l'Università IULM aveva patrocinato attraverso l'agenzia letteraria Carmen Balcells, che è un'agenzia letteraria spagnola che appunto lavora soprattutto con gli scrittori emergenti e dà la possibilità appunto agli studenti di poter effettuare uno stage di traduzione presso di loro.
E mi sento di dire che questo è un aspetto molto importante e uno dei migliori che questo corso di laurea magistrale offre, ovvero la possibilità di lavorare a diretto contatto con le case editrici attraverso appunto degli stage curricolari di 6 mesi o anche comunque in altri formati, insomma. Io appunto ho avuto la possibilità di fare questa esperienza che consisteva fondamentalmente nella traduzione di alcuni capitoli di questo romanzo in lingua spagnola che poi sarebbero stati presentati all'edizione della Book Pride a Milano, che è un'edizione a cui partecipano tante case editrici che cercano i nuovi testi letterari sul mercato per poi decidere se acquistarne i diritti per poter tradurre poi appunto il romanzo. E questo progetto appunto di stage è poi diventato il mio progetto di tesi, l'ho portato avanti e adesso ho la possibilità di, sperando che questa traduzione venga pubblicata, insomma che qualche casa editrice acquisti i diritti di questa traduzione e che venga pubblicata. Quindi il corso di traduzione specialistica dà veramente la possibilità di poter entrare in contatto con il mondo del lavoro, di poter conoscere gli addetti ai lavori, le persone che lavorano in questo ambito e di potersi creare quindi una strada nel mondo, diciamo, della traduzione in questo ambito qui. I corsi poi, come dicevano prima le professoresse, sono molto ben organizzati e penso che una delle caratteristiche più importanti sia il rapporto umano che si viene a creare con i professori, in quanto i corsi sono veramente hanno un numero molto, molto ristretto, talvolta anche di 10-15 studenti, quindi il rapporto con il professore è diretto e permette la possibilità di confrontarsi giornalmente su tutte le questioni relative alla traduzione, attraverso anche molti esercizi che vengono costantemente corretti e dove si possono imparare tante tecniche e anche imparare proprio dai propri errori, tramite le correzioni e tutti gli insegnamenti che vengono impartiti. Inoltre, per quanto riguarda l'Ateneo dà la possibilità di lavorare anche con degli strumenti tecnologicamente molto avanzati, quindi ci sono delle aule informatiche quindi si può lavorare a computer, quindi computer anche di ultima generazione, diciamo, e quindi si può imparare il lavoro proprio. Cioè è un trampolino di lancio per un lavoro poi futuro. Farò io una domanda, Michele. Sì. Tu hai già tradotto un libro, io vero? Io poi sì, ho anche avuto la possibilità di tradurre il mio primo libro per la casa editrice Feltrinelli, che è stato il primo romanzo di Matteo García Elizondo, nipote del defunto Gabriel García Márquez, il premio Nobel della letteratura. Ed è stata per me, diciamo, una delle esperienze più belle in assoluto, perché mi ha anche dato la possibilità, durante tutto il processo di traduzione, di entrare in contatto anche diretto con l'autore, perché la traduzione è anche questa. Quindi quando si hanno dei dubbi e quant'altro, si può, se si ha la fortuna, contattare direttamente l'autore, quindi diventa anche un lavoro proprio si crea anche proprio un bel rapporto con l'autore del testo, che è molto contento e anche molto disponibile a darti una mano, a supportarti affinché poi l'esito finale sia un bell'esito, insomma. E quindi, se volete, il libro lo potete anche trovare nelle librerie. Si chiama Un appuntamento con la Lady di Matteo García Elizondo, un libro che consiglio, anche molto, molto bello. E niente, ringrazio tutti e mi sento veramente di cuore di consigliare a tutti gli appassionati della letteratura, della scrittura, della traduzione di frequentare questo corso. Grazie mille, Michele. Ti ringrazio. Io vorrei adesso passare la parola alla dottoressa Mara Lolgaldo. Benvenuta. Grazie Luciane. Ecco. Non abbiamo più le slide, ma possiamo continuare con la presentazione.
Avevo una presentazione con le slide, non so se... Sì, subito si ricollegherà la professoressa Garzone. Ah, benissimo. Va bene, intanto ringrazio tutti voi, tutti i partecipanti a questo webinar e parlerò quindi di traduzione audiovisiva. Innanzitutto vorrei dire che si tratta di una forma di traduzione altamente specialistica e che richiede figure professionali capaci di risolvere problemi non solo di tipo linguistico, ma anche culturale e tecnico. Doppiaggio e sottotitolazione sono infatti sia un'arte sia una tecnica. Sebbene doppiaggio e sottotitoli vengano usati per una vasta gamma di scopi intralinguistici e interlinguistici, traduzione audiovisiva è un'espressione usata nella denominazione di questo corso di laurea magistrale principalmente per indicare i processi linguistici, culturali e tecnici che servono a rendere un prodotto audiovisivo accessibile a un pubblico di ascoltatori e spettatori che non hanno familiarità con la lingua in cui è stato originariamente prodotto. Ma vengono trattati anche altri tipi di traduzione, per esempio la sottotitolazione per i non udenti. La traduzione audiovisiva è un ambito senza dubbio affascinante e gli studenti dimostrano sempre un grandissimo interesse verso questo corso, perché amano il cinema, la televisione, la produzione video online e anche perché alla IULM hanno l'opportunità di vedere il risultato concreto del proprio lavoro, per esempio guardare un film, un cortometraggio sottotitolato da loro. A questo proposito vorrei dire che in questi anni i nostri studenti hanno svolto diverse esperienze professionali o job experience per festival cinematografici nazionali e internazionali. Uno di questi è stato per esempio l'Irish Film Festa ultimamente. E il loro lavoro di sottotitolazione di documentari oppure di corti è stato sempre molto apprezzato e questo dimostra che hanno raggiunto le competenze necessarie per svolgere con successo la professione del traduttore audiovisivo. La domanda da parte del mercato dell'audiovisivo riflette l'interesse dimostrato dagli studenti, in questo caso per la sottotitolazione, ma rimane anche la richiesta di traduttori specialistici in grado di realizzare degli adattamenti per il doppiaggio. L'Italia era ed è ancora per certi aspetti considerata una dubbing country, un paese doppiatore. In passato sembrava che il doppiaggio tradizionale, quello per intenderci con il sincronismo labiale, fosse una forma di traduzione incontrastata. Infatti quasi tutta la produzione, principalmente in lingua inglese e americana, veniva doppiata in lingua italiana da attori doppiatori che ancora oggi vengono considerati tra i migliori del mondo. E le case di produzione e di distribuzione richiedono ancora oggi adattatori dialoghisti, però in grado di riconoscere le esigenze di diversi media e format, le diverse forme di doppiaggio, dal sincronismo labiale dei film, al simil sync o all'oversound dei reality show, al voice over dei documentari, per fare qualche esempio. Anche perché oggi le applicazioni della traduzione audiovisiva sono sempre più diversificate. Appunto, nel sistema attuale di rilocalizzazione dell'audiovisivo si doppiano, sottotitolano non solo film, cortometraggi, serie televisive, ma anche appunto reality show, videogame, filmati promozionali per il web. Quindi uno dei dilemmi è sempre stato doppiaggio o sottotitoli. Bisogna dire che la sottotitolazione è una forma di traduzione sempre più richiesta, anche in Italia. Soprattutto i giovani dimostrano un interesse crescente verso la visione di film, video e altri prodotti audiovisivi in lingua originale, sottotitolati. Si pensi per esempio al fenomeno del fanzapping. Sottotitolazione di film, ma soprattutto di serie televisive, di corti, di video, e questo dimostra che anche la nostra cultura audiovisiva è in continua trasformazione. Produttori e distributori hanno quindi bisogno di traduttori specialistici in grado di riconoscere e applicare le precise regole testuali che vanno utilizzate nei sottotitoli e di realizzare la sincronizzazione a video, quindi professionisti consapevoli dei diversi tipi di pubblico e capaci di applicare subito delle competenze specifiche della traduzione audiovisiva. Ecco, il corso di traduzione audiovisiva
del corso di laurea magistrale in traduzione specialistica, interpretariato di conferenza, è stato concepito per coprire i molteplici aspetti della traduzione audiovisiva. Innanzitutto problemi di rilocalizzazione. Gli studenti devono essere in grado, per esempio, di conoscere le regole della produzione e della distribuzione degli audiovisivi nel mercato cinematografico o televisivo. Devono anche essere consapevoli, per esempio, di come sono cambiate queste regole con l'avvento delle piattaforme online come Netflix o Amazon Prime Video. La prima parte del corso è infatti tenuta dal mio collega, il professor Andrea Bellavita, che è docente e critico cinematografico e si occupa proprio di questo aspetto. La traduzione infatti non può essere semplicemente una trasposizione da una lingua all'altra, ma richiede degli aggiustamenti e una forte dose di ingegnosità e di creatività per ottenere soluzioni efficaci linguisticamente, culturalmente ed esteticamente nella lingua d'arrivo. Ecco perché si parla non di semplice traduzione, ma di adattamento. La seconda parte del corso tenuta da me si concentra sugli aspetti linguistici e pragmatici, aspetti sociolinguistici come vediamo per esempio in questa slide, un personaggio in un film ambientato negli anni 40 del Novecento non può parlare come il personaggio di una serie TV contemporanea o come vediamo nella slide successiva, aspetti culturo-specifici legati al contesto e come vediamo nella slide ancora successiva, aspetti soprattutto tecnici. Le competenze nella traduzione audiovisiva devono infatti essere soprattutto tecniche. Gli studenti devono imparare a lavorare all'interno di tutta una serie di restrizioni che vanno dall'isocronia visiva del doppiaggio ai limiti di tempo e spazio della sottotitolazione. I sottotitoli devono infatti apparire sullo schermo quando il personaggio, l'attore, comincia a parlare e devono scomparire quando ha finito di parlare. Questo sembra ovvio, però va realizzata la sincronizzazione anche tecnicamente. E per fare questo, come possiamo vedere nella slide successiva, gli studenti devono imparare anche a usare dei software dedicati che tengono conto della lunghezza dei sottotitoli, dello spazio disponibile sullo schermo, o safe area, del tempo di lettura, reading time. A questo proposito vorrei dire che all'Università Ulm abbiamo un'aula attrezzata con postazioni in cui è possibile realizzare la sincronizzazione dei sottotitoli e quindi inserire il minutaggio o time code in modo che poi possano essere visualizzati, quindi letti a video. Si parte insomma dall'idea che il testo audiovisivo sia come possiamo vedere nella slide successiva, un sistema semiotico, vediamo Sheldon Cooper, comunque è un sistema semiotico complesso, va benissimo anche Sheldon Cooper, che consiste di immagini, suoni, movimento, discorso verbale, orale, scritto. Quindi la traduzione deve tenere conto dell'interazione di tutti questi elementi e l'adattatore dialoghista per il doppiaggio o il sottotitolatore devono insomma sempre lavorare a video confrontando costantemente quello che ci dice il dialogo con quello che ci dicono le immagini, i gesti, i movimenti, le espressioni degli attori, la messa in scena e bisogna tenere conto appunto dell'interazione di tutti questi aspetti e quindi questo corso di traduzione audiovisiva si pone proprio l'obiettivo di fornire queste competenze complesse, speriamo appunto nel migliore dei modi. Grazie, ringrazio tutti. Finito. Sì. Quindi ora lascio la parola alla professoressa Manuela Giolfo che ci parlerà di lingua araba e di traduzione. Grazie. Grazie, spero che si senta la mia voce. Sì, spero che tutto vada bene. Si sente bene? Perché da un po' che sono collegata e non so se mi lo sentite. So. Sì. Si sente benissimo, benvenuta. Grazie, grazie a voi. E a tutti posso dire ahlan wa sahlan, kayfa halukum, inshallah bi khair.
ma se lo dico, forse invece di dire Ahlan wa Sahlan dovrei dire Marhaba, invece di dire Kayfa halukum dovrei dire Zaykum, invece di dire Atamanna takunu bikhair dovrei dire Inshallah bikhair. E questo perché per quanto riguarda l'arabo, ed è di questo che volevo parlarvi, dei metodi che utilizziamo alla Yulm, per quanto riguarda l'arabo la situazione è quella di una diglossia ancora in atto nel mondo arabofono, e cioè esiste una lingua che si utilizza per la comunicazione mediata dalla scrittura e altre varietà linguistiche che si utilizzano invece per la comunicazione immediata. Ed è per questo che ho usato due varianti della stessa espressione, perché una era quella che avrei trovato su un testo scritto e l'altra era quella a cui sarei ricorsa per l'espressione appunto immediata. Ora, questa situazione di diglossia è ben rappresentata da quello che è il titolo della magistrale Yulm, traduzione specialistica e interpretariato di conferenza. Si vede una linea di demarcazione, un arabista vede una linea di demarcazione tra quella che è appunto la comunicazione mediata dalla scrittura e quella che è invece la comunicazione spontanea, quella che si chiama la comunicazione orale. E Yulm, già a partire dalla triennale in realtà, fa molta attenzione a proporre un approccio all'arabo che sia un approccio appunto integrato di più varietà linguistiche. Infatti i laboratori di lingua araba del triennio si basano sul raggiungimento di specifici obiettivi sociocomunicativi che sono individuati all'interno del quadro comune europeo di riferimento e che corrispondono a compiti funzionali che vengono svolti appunto in una variante linguistica o in un'altra. A differenza quindi di molte lingue europee, il contesto linguistico arabo è caratterizzato dalla compresenza all'interno dello stesso sistema linguistico di due varianti, almeno, una colloquiale e una standard, con caratteristiche sia fonologiche, sia morfologiche, sia sintattiche effettivamente diverse. Quindi in arabo gli atti linguistici in contesti comunicativi autentici, e sono proprio gli atti su cui insiste il quadro comune europeo di riferimento, si basano sul ricorso all'una o all'altra di queste varianti, oppure sull'uso contemporaneo di entrambe, oppure su un code switching da una all'altra. Allora, per raggiungere un'autentica padronanza linguistica occorre adottare delle strategie didattiche che tengano conto appunto della peculiarità della situazione linguistica araba. E questo avviene già in realtà in Yulm dal primo anno della laurea triennale e quindi si utilizza lo stesso metodo anche al secondo e al terzo anno. Abbiamo già dal primo anno un modulo di mediazione linguistica scritta che si prefigge di introdurre gli studenti alla variante moderna della varietà scritta. Prima di tutto, per quanto riguarda la varietà scritta, ci si limita alla variante moderna e contemporanea, che significa che l'approccio non è un approccio, diciamo, filologico, ma che si studia la lingua araba che è effettivamente utilizzata dai media, dalla narrativa contemporanea, e non la varietà che invece è la caratteristica dei secoli passati. E quindi il modulo invece di mediazione linguistica orale prevede l'iniziazione alla lingua araba parlata oggi in Medio Oriente, che peraltro ha la caratteristica di essere comprensibile nel resto del mondo arabofono contemporaneo. E quindi anche per quanto riguarda la variante della lingua parlata
in Medio Oriente si forniscono gli strumenti pratici necessari per la comunicazione in questa varietà. Naturalmente questa abilità integrata non era contemplata nella formazione tradizionale di un arabista, e invece dobbiamo considerare imprescindibile questa abilità appunto integrata nella formazione odierna di un mediatore linguistico. Tutto ciò si ripropone anche a livello di magistrale, perché nella traduzione specialistica abbiamo un modulo di traduzione editoriale, in particolare narrativa e saggistica, che diciamo si concentra su quella che è la lingua della scrittura. E quindi diciamo che lo studente è meno esposto a quello che è il cambio di registro che si ha quando la comunicazione è invece spontanea e orale. Anche se neanche per la narrativa possiamo diciamo, essere completamente al riparo dall'utilizzo di registri colloquiali che vengono rappresentati, no, all'interno dei racconti o dei romanzi, in quanto molti dialoghi, molti autori arabi contemporanei, molti narratori arabi contemporanei decidono di rappresentare anche il registro colloquiale, per cui nei dialoghi appare una varietà linguistica che è diversa da quella della narrazione. Quindi neanche diciamo la traduzione di narrativa araba contemporanea ci pone al riparo da quello che è l'arabo cosiddetto colloquiale. Questo corso di traduzione editoriale, narrativa e saggistica verte proprio sui processi e le problematiche della traduzione dall'arabo, e concentra l'attenzione su opere letterarie, soprattutto narrativa moderna e contemporanea, quindi c'è questo accento proprio sulla contemporaneità, anche perché coloro che escono dalla magistrale debbono avere una familiarità con la narrativa moderna e contemporanea, perché è essenzialmente quello che si traduce oggi, quindi è molto importante poter tradurre opere contemporanee, e anche si impara a tradurre opere invece di saggistica, perché riguardano quindi pensiero islamico oppure geopolitica. Questo corso è altamente professionalizzante in quanto si basa fortemente su attività che posso definire laboratoriali, di traduzione guidata. Si mettono quindi proprio le mani in pasta, in maniera individuale o di gruppo, si affrontano testi arabi di cui esistono traduzioni in italiano, traduzioni edite, e di cui non esistono invece traduzioni, e si procede al primo livello, quello appunto di codifica, quindi di comprensione profonda del testo, e ci si rende conto che da quello ad una traduzione che possa chiamarsi editoriale, cioè che possa essere effettivamente poi commercializzata da una casa editrice, ecco, esiste un oceano. Lo studente si rende conto non solo di quanto sia importante la sua competenza linguistica, ma soprattutto di quanto sia importante fare un lavoro sulla lingua italiana che utilizza per rendere ciò che trova nell'opera in arabo. Quindi si lavora in maniera molto pratica, si impara anche a utilizzare i dizionari al meglio e ad utilizzare tutte le altre risorse digitali che sono indispensabili per il mestiere del traduttore. Dico utilizzare i dizionari al meglio perché per l'arabo penso che la situazione sia un po' diversa che per le lingue europee, cioè saper utilizzare bene i dizionari in arabo è un'abilità che bisogna
conquistarsi. Non è così semplice, passano tantissime nozioni di morfologia, di grammatica anche, durante questi laboratori, che insegnano al, se mettono lo studente maggiormente in grado di utilizzare in maniera veloce il dizionario. Quindi è a partire dai testi comunque che si riflette sui principi della traduzione editoriale applicata al contesto arabo. È a partire dai testi che si discutono le strategie, le tecniche di traduzione che si possono adottare, ed è attraverso i testi che vengono illustrate le modalità di preparazione di testi per la pubblicazione editoriale. Nel caso in cui si analizzino testi la cui traduzione italiana è già a disposizione, ci si dedica anche all'analisi, diciamo, critico-comparativa delle traduzioni italiane già edite. Quindi il corso da una parte si propone di fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per un corretto, contemporaneamente li accompagna nello sviluppo della competenza linguistica, perché questa decodifica, questa lettura profonda dei testi non fa altro che sviluppare la loro competenza linguistica, e cioè invece di fare grammatica in maniera separata dal testo, lo si fa in maniera molto funzionale al testo, per arrivare a questo primo livello di decodifica. Ma le fasi di traduzione, cioè di comprensione, quindi poi di traduzione e poi di editing, di correzione, di post-editing, sono molto ben distinte, e quindi gli studenti si rendono conto di tutti i passaggi che necessita un vero e proprio processo di resa in una lingua diversa da quella originale. A questo corso, che è un corso che si interessa, diciamo, in maniera quasi esclusiva, ma in maniera, diciamo, esclusiva di opere letterarie o di opere di saggistica, si abbinano dei laboratori di traduzione specialistica da e verso la lingua araba, quindi che prevedono anche traduzione verso l'arabo, e che invece sono dedicati alla traduzione tecnico-scientifica, appunto di livello professionale, e all'uso degli strumenti cartacei e elettronici che sono disponibili sul mercato. Questi laboratori hanno il compito di affinare le capacità degli studenti nel trattare i linguaggi settoriali nei diversi ambiti e accrescere il lessico specialistico. Quindi nei laboratori si procede allo studio del linguaggio utilizzato dai media, TV, giornali, siti di informazione. C'è una introduzione al linguaggio e alla terminologia del web. Quindi il linguaggio dell'arabo giuridico, bandi, decreti legge, sentenze di tribunali. C'è l'elaborazione del linguaggio utilizzato nelle comunicazioni ufficiali e diplomatiche, corrispondenza, documenti consolari, comunicazioni governative, e anche un'introduzione all'arabo commerciale. Tutto questo attraverso il registro scritto, ma anche qui si noterà nell'arabo contemporaneo una fortissima variazione linguistica, quindi lo studente attraverso questi diversi testi specialistici si farà anche un'idea di quella che è la variazione linguistica in atto nell'arabo contemporaneo. Per quanto riguarda l'altra faccia della medaglia, abbiamo interpretariato di conferenza e un modulo molto... Scusa Manuela, mi permetto di interromperti, sì, perché abbiamo soltanto 10 minuti per le domande, sì, quindi se magari vuoi chiedere rapidamente... Ecco, la cosa importante che volevo dire per quanto riguarda l'interpretariato di conferenza è che qui veramente si prosegue lo studio dell'arabo colloquiale oltre che dell'arabo standard, e che quindi la traduzione da e verso l'italiano, che sia consecutiva, che sia simultanea,
prevede la conoscenza di diversi registri dell'arabo orale. E pertanto non si traduce solo dall'italiano all'arabo, dall'arabo all'italiano, ma certe volte si traduce anche dall'arabo standard all'arabo colloquiale o dall'arabo colloquiale all'arabo standard, eccetera. E si ha veramente a che fare con molti registri di arabo orale. E questo perché ci si vuole avvicinare a quella che è la situazione reale in cui si trova un mediatore linguistico per quanto riguarda l'arabo, che non può senz'altro chiedere a qualcuno che parla di utilizzare un arabo standard prima di poterlo tradurre. Grazie, se ho sforato. Grazie professoressa Giolfo. Vorrei ringraziare a nome di Doxity l'Università Ulm, la professoressa Garzone Michele, professoressa Giolfo, professoressa Liverani, professoressa Logaldo. E passiamo alle domande, perché ci sono tante da rispondere. Ai nostri partecipanti, se avete ancora dubbi, curiosità, ricordatevi di scrivere nella sezione domande e risposte. Io vorrei cominciare con un chiarimento riguardo le lingue disponibili in questa laurea magistrale. Federica ci ha scritto: le lingue disponibili per il corso sono quindi solo inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo e russo? Professoressa Garzone? Arabo, russo e cinese, quindi abbiamo inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo e cinese. Quindi queste sono le nostre lingue. Professoressa Liverane, vuole aggiungere qualcos'altro? Ok, perfetto. Quindi spero sia chiaro per i nostri partecipanti le lingue. Quindi Luigi, lingua orientale solo il cinese, ok? Anche l'arabo volendo. Sì, esatto. Come raggruppamento scientifico disciplinare arabo è usato una lingua orientale. Qualcosa invece riguardo il portoghese, ci ha scritto Beatrice per sapere. No, non abbiamo portoghese. Non è attivato. Non è attivato. Ok. Mi chiede Alessia quanto dura lo stage previsto. Qualcuno sa? Dunque, gli stage previsti hanno durate diverse, perché per i traduttori di solito durano alcuni mesi, possono essere 3 mesi, 6 mesi, a seconda diciamo dell'impegno. Alcuni stage per i traduttori sono anche online, cioè abbiamo per esempio dei ragazzi che traducono per delle riviste, fanno questo lavoro da remoto, non in loco, e qui in questo caso lo stage dura 3 mesi. Invece per gli interpreti gli stage vengono calcolati il numero di giornate di lavoro come interpreti, quindi c'è un sistema che è completamente diverso. Gli interpreti vanno per giornate e quindi non staccano poi anche dall'università, continuano a frequentare, mentre invece i traduttori possono avere dei periodi in cui si assentano, per esempio 3 mesi. Alcuni fanno per esempio gli stage alla DGT, della Direzione Generale di Traduzione dell'Unione Europea, e in quel caso gli stage durano 40 giorni di solito, un mese o 40 giorni, e per quei 40 giorni lo studente non viene all'università ma va a Roma, a Bruxelles, a Lussemburgo, a seconda. Ok. Se posso aggiungere una cosa, sì. Nel percorso di traduzione più che stage si fanno work experience, e da regolamento bisogna conseguire 3 crediti che sono 75 ore di lavoro che spesso, appunto, come diceva la professoressa Garzone, il traduttore si riesce a gestirsi magari lavorando nel weekend, quindi raramente sono 3 mesi continuativi, perché insomma, cerchiamo di fare in modo che gli studenti non perdano le lezioni, visto che sono un momento formativo così importante. Perfetto. Io vorrei, professoressa Liverani, se può darmi un parere, questo partecipante ha una laurea triennale francese, inglese, italiano, e sta studiando anche italiano per
insegnamento a stranieri. Lui vorrebbe sapere se la sua specialità potrebbe consentire di partecipare a questo programma. E dunque, avrei bisogno di sapere che tipo di laurea triennale ha conseguito, se rientra in una di quelle elencate precedentemente dalla professoressa Garzone, ma può facilmente verificarlo anche lui sul sito, sulla brochure. Le lingue di studio sono solo due e una è obbligatoriamente inglese. È chiaro però che se per le due lingue è richiesto un livello piuttosto alto, un livello C1, lo stesso vale anche per la lingua italiana, cioè bisogna valutare appunto anche la sua competenza in lingua italiana. Non mi pare però che dal punto di vista formale nulla osti. Okay. Non so se sei d'accordo, Giuliana. Sì, sì, perfettamente d'accordo. Cioè, probabilmente è stata una laurea in lingue, perché ha detto una laurea con tre lingue, inglese, francese, eccetera. La laurea in lingue va benissimo, certo la persona deve dimostrare anche un'adeguata conoscenza della lingua italiana, se è uno straniero. Perfetto. Professoressa Garzone, possiamo passare all'ultima slide con i contatti dell'università? Sì, sì, ci se così, riesco. Per questi... Eccoli. Esatto. Questi così sono i nostri contatti. Perfetto, grazie. Scriverci. Sì, vediamo Giuliana.Garzone, Elena.Liverani e l'indirizzo pure. Sì, ecco, la professoressa Garzone, per le questioni legate al curriculum di interpretariato, e a me per quello di traduzione. Ok, quindi se avete dubbi riguardo il vostro background potete sempre contattare Yulm e chiedere un parere. Invece, professoressa Garzone, professoressa Liverani, ci sono limiti di età per la missione? No. No, no, non ci sono limiti di età. Okay. Non, che comunque bisogna sostenere il test, quindi la missione è sempre subordinata al test di ammissione, ma può essere ammesso chiunque a qualsiasi età. Chiunque ha i requisiti. Perfetto, quindi invitiamo tutti a inviare le vostre application. Una domanda. Anche la segreteria può dare, può rispondere a molti di questi quesiti, ad esempio sulle borse di studio, gli aiuti economici, forse sarebbe bene fornire anche l'indirizzo di posta elettronica della segreteria, credo. Sì, infatti domani riceverete tutti una mail con i contatti di riferimento dall'Università Yulm, anche questo video se volete condividerlo. La brochure della laurea magistrale, quindi fate attenzione alla vostra casella email. C'è un dubbio qui riguardo la sede. Questo corso ha sede soltanto a Milano oppure è possibile frequentare anche a Roma? No, il corso ha sede esclusivamente a Milano. Quindi abbiamo un campus bello che è stato anche migliorato negli ultimi tempi con una zona pedonale, ma si trova a Milano. Perfetto. Non ci sono più domande. Io vorrei chiedere alle nostre relatrici, anche Michele, se volete aggiungere qualcos'altro. Nient'altro? Ok, perfetto. Ma penso che abbiamo detto molte cose. Forse sì. Infatti. Lascio i contatti dell'Università Yulm, ditemi cosa avete pensato del webinar, riceverete una mail domani con tutti i contatti, la brochure, il video. Voglio ringraziare l'Università Yulm a nome di Doxidi, grazie professoressa Garzone, Michele, professoressa Giolfo, Logaldo e anche la grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Buona serata.